Grazie, e intanto un grazie al nostro Padre Abate per ospitare qui questa mostra nel nostro territorio e per la grande apertura che sta dimostrando verso la città e verso i suoi artisti. Grazie ad Antonio, grazie ad Alessandro per rappresentare con la loro arte e con la loro promozione culturale quello che è per la nostra città un momento di profondo dolore, un momento che tutti quanti nel mondo ancora vengono a celebrare. Fino a pochi giorni fa io ero qui in Abbazia in occasione del 73° anniversario della costruzione e ho visto un nutrito gruppo di turisti, di polacchi, turisti, non mi piace adottare questo termine perché per una giornata come è stata quella del 15 febbraio mi piace parlare di preservatori della memoria, ecco. E con Don Germano, se non sbaglio, abbiamo fatto il percorso, quindi abbiamo rivisto i luoghi, chi li ha visti in prima persona, chi come me è figlia di questa città, li ha visti attraverso la memoria della propria famiglia. E quindi ora essere qui per la seconda volta, perché abbiamo presentato già l'anno scorso la mostra di Marco Nero Rotelli, in questo luogo in cui si tramanda appunto questo cardine tra il passato e il presente, è un evento molto importante. Intanto perché qui la storia parla da sola, noi sappiamo bene le vicende di Monte Cassino, io ho fatto diversi studi su quella che è stata la storia dell'abbazia, mi piace ricordare che la mia tesi di laurea è stata su Monte Cassino. Il portale che noi abbiamo all'ingresso della Basilica Madre reca una scritta, Bellicis diffracta tormentis, 15 febbraio 1944, quindi quella scritta è una memoria, così come lo è il cardine della nostra abbazia, Succisa di Resce. All'interno di questo contesto Alessandro Nardone sta portando avanti quella che è una memoria che si conserva e che va avanti nel futuro, perché con la sua pittura, e anzi vi invito a guardare il suo sito internet, lui riesce in qualche modo a trasmettere un'emozione ma anche un dolore. Voi vi renderete conto che il ciclo pittorico che è esposto qui oggi è un ciclo dedicato alla memoria, alla perdita di valori e in qualche modo alla volontà di voler recuperare quei valori, quantomeno proteggerli e onorarli. Quindi chi di voi sa, chi di voi è di Cassino e conosce la storia della nostra città, ha riconosciuto nei suoi dipinti le riproduzioni di fotografie storiche che sono sicura molti di voi avranno custodito nel loro archivio, come me e la mia famiglia ad esempio. Ma quello che è importante è vedere come la sua pittura attraverso, in questo caso, pochissimi colori, perché passiamo con una scala di grigio, tonalità di nero e grigio, e tratti decisi, solidi, che vanno a creare un volume, riesce a restituire comunque un impatto visivo molto forte, cioè ci fa rivivere quello che è stato il momento più drammatico per la nostra città e per quanto mi riguarda per la storia d'Europa, quindi momenti che purtroppo stiamo rivivendo, li vediamo di riflesso in quello che sta accadendo nel Medio Oriente. Quindi un grazie veramente di nuovo all'Abate, di nuovo al nostro artista Alessandro Nardone per aver portato con la sua arte un tassello in più nella preservazione della memoria e ancora una volta vi invito a guardare la mostra che proseguirà poi anche alla Roccaiarla. Quindi grazie a tutti.